Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma allora, innanzitutto io sono stata chiamata da governi di centrodestra come tecnico e sono stata chiamata normalmente a risolvere problemi critici. Sono stata chiamata a risolvere i problemi della RAI quando i bilanci della RAI erano in rosso e la RAI riceveva sovvenzioni dal Salva RAI da parte dello Stato. In due anni ho risolto i problemi. Sono stata chiamata per una riforma di una legge sull'istruzione che non era passata da per 34 volte in Parlamento e l'ho portata a casa. Sono stata chiamata sempre come tecnico in una lista civica a far sì che Milano tornasse a essere tra le prime città del mondo e credo di averlo fatto con Expo. Sono stata chiamata anche da governi del centro-sinistra per far parte di governi del centro-sinistra, quindi sinceramente io sono sempre stata chiamata come tecnico. Aggiungo che io mi trovo in una come mia identità liberale, riformista, popolare, se c'è una possibilità di definizione mi ritrovo nella dottrina sociale della Chiesa, che non è l'attuale destra-centro. Quindi la mia è stata una scelta maturata nel tempo, negli ultimi mesi e poi ovviamente con un epilogo che è stato nel momento in cui ho visto una posizione sulla sanità che era ammiccante ai Novax e nella quale francamente non mi potevo ritrovare. Ma è stato l'epilogo di diverse posizioni, perché io ero addirittura contraria al fatto e mi è molto dispiaciuto che fosse caduto il governo Draghi e l'ho detto apertamente, quindi ci sono stati tanti motivi che si sono aggiunti uno all'altro e mi hanno portato a questa decisione. Io penso di essere stata coerente, perché io credo di dover essere coerente con i miei valori, con i miei principi e a quelli rispondere e rispondere a quello che a mio avviso deve essere l'interesse delle persone. Questo è. Quindi no, ma si figura. Onestamente, hai detto un sacco di cose vere. È assolutamente vero che l'hanno sempre chiamata in momenti difficili e che lei ha fatto un buon lavoro. Io ne sono testimone giornalisticamente parlando e quindi sono d'accordo con lei. Quindi lei può dire in coscienza che questo non è accaduto perché sono venuti meno una promessa che, come lei ha detto, le avevano fatto, cioè che dopo Fontana sarebbe stato lei. È perché lei davvero pensa che quel mondo è troppo cambiato per come lei è fatta. Ma guardi, io credo che nella vita mi sono state offerte diverse opzioni, tutte importantissime, ma io penso che nella vita, almeno io, quando prendo una decisione cerco di capire se è una decisione facile o è una decisione giusta. In questo momento io ho sentito che era giusto lasciare un centrodestra che era diventato destra-centro, e lo dico col massimo rispetto della destra, ma una destra nella quale non mi identifico, e in maniera altrettanto chiara ho ritenuto di poter dare un contributo per migliorare la regione Lombardia. Quindi ho fatto una scelta, a mio avviso, giusta, probabilmente la meno facile, ma a mio avviso quella per la quale rispondo alla mia coscienza. Benissimo, allora fai una cosa.